Questa è una piccola anteprima per capire se l'audio e il video viene ricevuto bene. Semmai adesso provo ad alzare un attimo il microfono, vediamo se così la cosa migliora per quanto riguarda il vostro ascolto. Quindi aspetto un attimo che mi rispondiate per capire se la voce è intelligibile, se devo alzare ancora un po' o se può andare bene così, vediamo un po'. Così perfetto, quindi ho capito qual è il volume adatto. Molto bene. E allora ci risentiamo fra pochissimi minuti con l'avvio del secondo incontro sulla storia dell'atomo e da, sulla struttura dell'atomo. Bene, a presto. Buonasera, eccoci qui di nuovo per questo secondo incontro insieme in cui vedremo come è strutturato l'atomo e quindi per vederlo dovremo un po' seguire la sua storia così giusto per non avere una... Nozione che ci lascia un po' freddi perché la storia della scienza è anch'essa estremamente emozionante, quindi noi arriveremo a capire l'atomo attraverso la, la storia della scienza, quindi la storia delle scoperte che tantissimi, tantissimi scienziati hanno contribuito a, ad ottenere. E, eravamo rimasti la, la volta scorsa con uh, un escursus che è partito da 2500 anni fa, con Democrito, con la sua. Teoria dell'atomismo e poi siamo arrivati bene o male fino al circa il 1600-1700 eh, e ci siamo fermati lì per riprendere appunto questa storia che adesso eh, riguarderà non più millenni, ma riguarderà praticamente due secoli o due secoli e mezzo. Ma eh, io direi di andare subito a cominciare e per far ciò mi riduco come al solito. In formato mignon e faccio partire eh, l'aiuto della mia presentazione. Con cui raffigurate in effetti quello che è una mh, fotografia di un atomo di idrogeno. Molto differente dall'immagine iconica che si vede dappertutto con i soliti ele mh, elettroni che orbitano a modi satelliti intorno a un pianeta. Comunque. Eravamo arrivati a questo egregio signore Dmitri Mendeleev, il quale aveva cercato di mettere ordine nella, eh, nel mondo che, di elementi che sono venuti a creare o a, diciamo, a, a rivelare fino adesso, grazie all'opera di tantissimi scienziati. Ma mh, prima di parlare di lui, io faccio un breve salto indietro perché. Tutto, eh, in certo senso, per quanto riguarda a parte la, la civiltà, ma anche la storia della scienza, parte con questo signore, con la scoperta della capacità di ottenere energia elettrica in forma meccanica, in forma con una tecnologia. E quindi parliamo di Alessandro Volta, il grandissimo Alessandro Volta, ma è un bellissimo cenno, solamente appunto per dirvi eh, illustrarvi un po' l'importanza di quella che lui chiamò organo elettrico artificiale, questo per distinguerlo dall'organo elettrico animale che era praticamente quello che trovavamo nelle torpedini conosciute in, dagli antichi romani, animali in grado di produrre fortissime scariche elettriche. E questa è la sua pila, mh, tenuta al museo del, mh, che si, si trova vicino a Como, il Tempio di volta. E, Museo molto interessante. Qui vediamo appunto la pila formata da dischetti di rame e di zinco separati da dei filtri imbevuti di acido solforico. E non sto qui adesso a parlare appunto delle dell'elettrochimica, ma appunto lui riuscì a realizzare appunto la, una corrente elettrica e quindi tutto ciò fu estremamente importante per la civiltà e per la scienza. Ma a parte volta parliamo ancora un po' di chimica e parliamo di chimica, in effetti, con degli illustri scienziati italiani. E cominciamo con parlare di questo strano eh, aspetto: di questo signore che si chiama Amedeo Avogadro, un conte, un nobile, il quale nei suoi esperimenti trovò una legge estremamente essenziale, di importanza. Eh, fondamentale per tutta la chimica. Lui vide e eh, constatò che il rapporto fra le masse di volumi uguali di gas conservati alla stessa temperatura e alla stessa pressione era uguale al rapporto fra i rispettivi pesi molecolari. Cosa vuol dire questa legge? Se prendiamo un volume di, a cui abbiamo un, di un recipiente a cui abbiamo fatto il vuoto e poi lo riempiamo di idrogeno ma a una certa temperatura per esempio 25 gradi, temperatura normale, è la pressione di un'atmosfera, e poi prendiamo lo stesso recipiente, e questa volta lo riempiamo con ossigeno, per esempio, e andiamo a pesare questi due recipienti, tutte e due le volte, troveremo che pesano in maniera differente, ma siccome eh, essendo entrambi gas e contenendo lo stesso numero di molecole, la loro differenza di peso è dovuta solamente alla differenza di peso degli atomi. Di idrogeno e di ossigeno e così per gli altri gas. Questo fu estremamente importante. Noi potevamo quindi, dai pesi molecolari, eh, capire appunto eh, come poter far reagire i, i composti secondo certe proporzioni precise. Sperimentalmente si trovò anche, tra, tantissime, grazie a tantissime esperienze, dall'elettrochimica anche alla radiochimica e eh, alla diffusione dei gas. Si trovò che il numero di particelle contenute in un peso uguale al peso molecolare della sostanza era un numero preciso. Era 6,022 eccetera eccetera per 10 alla 23. Questo è un numero enorme che fece capire subito quanto eh, gli atomi dovessero essere piccoli. Per esempio, se prendiamo eh, l'acqua H2O. Che è formata da due atomi di idrogeno e uno di ossigeno. L'ossigeno pesa 8 volte l'idrogeno, quindi il peso molecolare sarebbe 16 per l'ossigeno e 2 per i due atomi di idrogeno, e 18. Quindi lui scoprì che praticamente in 18 grammi di acqua erano contenute 6,02 bla 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 per 10 alla 23 singole entità di acqua, quindi molecole di acqua un numero assolutamente enorme, in 18 grammi abbiamo questa cifra incredibile. E questa quantità eh, diciamo, di peso di una certa sostanza o di un elemento, di un composto pari al peso molecolare, Veniva chiamata mole. Questa fu la base per il calcolo di tutte le reazioni chimiche a seguire, assolutamente importante, ma non so fu solo importante per questo. Fu estremamente importante anche perché, grazie a questo signore, Stanislao Cannizzaro, che approfondì appunto la legge di Cannizzaro tramite esperimenti, eh, riuscì fra l'altro lui scoprì anche che l'idrogeno era una molecola biatomica, riuscì a stabilire i pesi atomici dei vari elementi, dei vari composti riferiti all'idrogeno che era preso appunto come riferimento eh, pari a 1. Quindi lui, a parte fu ricordato per eh, una cosiddetta reazione di Gannizzaro che tutti i chimici organici conoscono, quindi sarebbe la... Trasformazione di un'aldeida aromatica per, in, in ambiente basico, in acidi eh, o alcoli. però mi fermo qui con le parolacce della chimica e andiamo avanti. Comunque fu estremamente importante il suo contributo, per esempio, al congresso di Karlsruhe sulla deliberazione dei pesi atomici de, degli elementi. E, estremamente, estremamente importante. Ma. Vediamo un po' questi, erano questi elementi che erano conosciuti eh, fino a quando appunto Mendeleev non eh, stilò la sua tabella periodica. Gli elementi conosciuti erano dall'antichità, lo sappiamo, soprattutto i metalli, l'oro, l'argento, il rame, lo zolfo, lo stagno, il piombo, il mercurio, il carbonio, il carbonio era ottenuto per appunto combustione del legno, il ferro. Sono tutti elementi che ho conosciuti veramente sin dall'antichità, ma a questi man mano con le scoperte della chimica si aggiunsero moltissimi altri elementi. Vediamo un po' in queste tabelle brevemente. Partiamo sempre dall'arsenico, conosciuto probabilmente per reazione di carattere alchemico da Alberto Magno, il veleno dell'antichità, così ampiamente usato. E via via dicendo lo zinco, paracelso, oppure l'idrogeno, nel 1766, di Henry Cavendish. idrogeno perché appunto lui mescolò una, un volume di idrogeno con dei, due volumi di ossigeno, con volume di ossigeno, attivò eh, la reazione con una um, corrente elettrica, una scintilla, adesso non so esattamente. E la reazione di combustione, molto esotermica, fra l'altro, produsse delle goccioline che si dimostrarono essere acqua. Quindi, questo, questo gas lui lo chiamò idrogeno perché gener generava appunto l'acqua idro che sta per acqua. E, insomma, quindi ci furono tutta una serie di tanti scienziati illustri chimici che man mano andarono a scoprire ognuno i vari elementi. Andiamo ancora avanti. Grazie poi all'elettrochimica di quindi all'elettrolisi, che consiste appunto nell'utilizzare l'energia elettrica per dissociare, per esempio, l'acqua nei suoi composti oppure per dissociare dai sali alcuni elementi, come per esempio potassio e sodio. Se io prendo una, del sale da cucina, del comune cosiddetto cloruro di sodio, fatto da un atomo di cloro e un atomo di sodio, lo fondo ad alta temperatura e poi con degli elettrodi faccio passare della corrente posso separare appunto gli elementi puri il sodio da una parte e il cloro dall'altra Humphrey Davy appunto scoprì moltissimi elementi grazie a questa tecnica così come anche tantissimi altri scienziati scoprirono tutti questi altri elementi che vi ho elencato in questa tabella parliamo un attimo adesso di un'altra serie di elementi che furono scoperti però grazie alla spettroscopia e qui introduco un attimo questi due eminenti scienziati eh, tedeschi Gustav Kirchhoff eh, che era uno fisico e un matematico e Robert Bunsen anch'esso un chimico e un fisico tedesco. Questi signori, se penso forse lo sappiate, furono coloro che eh, dettero vita alla scienza della spettroscopia. Kirchhoff, che vedete qui a sinistra, eh, elaborò le tre leggi della spettroscopia, le riassumo un attimo, giusto così, per conoscenza. Quindi la prima legge è che un corpo solido portato all'incandescenza emette delle radiazioni a tutte delle lunghezze d'onda, dando uno spettro continuo. Esempio, il caso di una stella, che è un classico esempio di corpo nero, che emette una radiazione che contiene tutte le lunghezze d'onda dello spettro elettromagnetico. La seconda legge che stabilirono è che un gas invece rarefatto, quindi a bassissima densità, è portato all'incandescenza da uno spettro di emissione continuo e emette radiazioni a determinate lunghezze tonda, tipiche ognuna di ogni elemento o di un composto, quindi a un determinato colore se vogliamo. La terza legge è che invece un gas rarefatto, se lo mettiamo eh, di fronte a una sorgente di radiazione ad alta temperatura, a temperatura maggiore, invece assorbe, assorbe e le, le posizioni di assorbimento sono le stesse, alla stessa lunghezza d'onda delle posizioni presenti quando avevamo uno spettro di emissione. Chiaramente loro non conoscevano il perché di, questa, di questo comportamento, perché chiaramente poi lo sapremo dopo. Era dovuto allo spostamento degli elettroni che saltavano da un orbitale all'altro, e poi appunto eh, oppure scendevano dall'orbitale a energia maggiore e minore, emettendo energia. Ma questo a loro, a loro è completamente ignoto. Però appunto ebbero questo enorme merito, costruirono questo apparecchio, si chiamava spettroscopio, in quanto appunto non spettrografo, perché eh, lo spettrografo mh, serve per appunto le rilevazioni fotografiche, qui si rilevava ehm, la, la banda tramite appunto un oculare mm, visivo e quindi vediamo che appunto che, come, stu, come era fatto, brevemente abbiamo questa specie di telescopio, una serie di prismi che scendevano la luce nei vari componenti e venivano poi appunto... Eh, rifocalizzati qui presso l'oculare ma torniamo a noi I, i minerali, cioè gli elementi che avevano scoperto furono per esempio il cesio perché dava un colore celeste o il rubidio, chiaramente perché dava questa emissione di color rosso rubino e altri, mh, altri scienziati scoprirono altri elementi sempre tramite la spettroscopia come per esempio il taglio scoperto da Sir William Crookes che rivedremo subito fra pochissimo e per esempio l'indio. Tutti questi elementi, appunto, Mendeleev, nella sua pubblicazione del 1869, che si chiamava L'interdipendenza fra le proprietà dei pesi atomici degli elementi, cercò di, di classificarle secondo il loro peso atomico e secondo le loro proprietà chimiche. Questa è proprio la lo scritto originale, la stampa originale, ma non è molto comprensibile. Qui ve la faccio vedere un pochino più comprensibile, in cui appunto ci sono solamente gli elementi che conosci erano conosciuti al tempo della, della stesura della tabella periodica. E, come vedete ci sono dei buchi, dei, dei pesi atomici ai quali non corrispondeva nessun elemento conosciuto. E quindi ci dovevano essere del, degli elementi ancora non scoperti che, però, appunto, ehm, appunto dovevano essere ancora scoperti. E questa mh, tabella aiutò a indicare agli scienziati dove guardare, guardare il peso atomico che poteva essere previsto, quali erano le proprietà, perché erano elencati, appunto, in in funzione in gruppi verticali che indicavano elementi che avevano più o meno le stesse proprietà fisico-chimiche e in righe invece orizzontali che invece indicavano eh, il loro peso atomico, cioè il, il loro rapporto al peso, rispetto al peso dell'atomo di idrogeno. In questa tabella ve lo presento in maniera un po' più cristiana, un po' più chiara, mh, dove in verde sono appunto visualizzati eh, gli elementi conosciuti da Mendeleev. È chiaramente molto carente rispetto a quello che sappiamo adesso, va bene, quindi con uh, i puntini rossi erano incati appunto gli elementi conosciuti all'antichità. Mentre invece questi trade di Doberiner indicavano appunto tentativi di licenziali precedenti, fra, appunto, fra i quali appunto Dober che Aveva cercato di, anche lui di classificare gli, mh, alcuni elementi in base alle proprietà chimiche, ad esempio litio, sodio e potassio, hanno proprietà molto simili. E, mh, ve la faccio vedere in maniera un po' più estesa, magari un po' più divertente per noi che siamo astrofili, alla fine. Questa tabella moderna degli elementi. In cui appunto sono elencati in funzione del numero atomico, non del peso atomico, vediamo un attimo che è differente, però sono elencati con questi colori differenti in funzione della provenienza dell'elemento stesso. Come vedete in blu, c'è cioè la fusione, è, insomma, abbiamo gli elementi creati all'atto del Big Bang: idrogeno, elio e pochissimo, pochissimo litio. E poi abbiamo tutti gli altri elementi, cui colore eh, riflette la loro natura, eh, da, da stelle massive, da nane bianche esplodenti, da stelle di neutroni in fusione. Chiaramente gli elementi molto molto più pesanti sono quelli che vengono ehm, creati in questi eventi estremi, assolutamente estremi. Vi faccio notare solamente una cosa prima di andare avanti, qui sono elencati in ordine di numero atomico, che cos'è il numero atomico? Eh, non è altro che il numero di protoni, cioè di particelle con carica positiva che è presente nel nucleo, a cui corrisponde fra l'altro un uguale numero di elettroni, che sono le particelle di carica negativa che vedremo fra poco, e che bilanciano gli atomi in quanto questi ultimi sono neutri vediamo un po' però la, la, la differenza guardate qui per esempio il carbonio è segnato 12, l'azoto 14 e l'ossigeno 16 questi sono perché sono i rapporti di massa quanto pesa praticamente rispetto all'atomo di idrogeno, qui per esempio per il, per il carbonio invece abbiamo 6, per l'azoto eh, 7 e per l'ossigeno 8, quindi c'è una bella differenza, questi che vediamo qui elencati in maniera crescente da sinistra verso destra sono praticamente i numeri di, di i quanti protoni sono presenti nel nucleo di ogni atomo, mentre qui vediamo appunto un numero maggiore che è derivato dalla differenza tra i protoni presenti, che vediamo elencati qui, e il numero totale dei nucleoni presenti nel nucleo. E allora ancora non si, non si erano scoperti i neutroni, non si sapeva la loro, non si conosceva la loro esistenza, però appunto eh, vediamo appunto questa enorme differenza il plutonio per esempio lo vediamo qui o l'uranio 92 eh, protoni però quando andiamo a vedere il peso atomico dell'uranio lo eh, vediamo 238 quindi c'è un'enorme differenza chiaramente questa differenza è dovuta al numero di neutroni in eccesso in più Ehm, rispetto al numero dei protoni quindi il numero totale dei nucleoni stessi ma mh, andiamo un po' avanti queste cose le vedremo meglio mh, nel corso del terzo incontro per il momento limitiamoci a eh, fermarci con la chimica perché la chimica ormai aveva tutte le, le leggi già per poter far reagire i loro composti secondo proporzioni ben definite, secondo leggi ben definite, e quindi eh, poteva già andare bene così. Ma c'è cioè, un ma. Eh, I fisici non si accontentarono chiaramente di questo tipo di soluzione che andava bene per un chimico, e i fisici cominciarono a dire ma questo atomo, vediamo un po', che cosa mh, è un qualcosa di indivisibile o, o non lo è? E quindi si iniziò una, tutta una serie di ricerche volte appunto a investigare la natura dell'atomo. Sir William Crookes eh, fu un eminente scienziato, un chimico un fisico britannico. E mentre faceva degli esperimenti di spettroscopia, eh, fra l'altro, scoprì un nuovo elemento che lui chiamò taglio perché somigliava a. a alla parola antica eh, Talios in quanto emetteva un raggio di colore verde nello spettro elettromagnetico ma non solo si interessò di questo ma soprattutto si interessò su, di ricerche sulla conduzione dell'elettricità ad altissimo voltaggio in gas eh, a bassa pressione quindi gas rarefatti e quindi cosa scoprì scoprì questo effetto qui che adesso vediamo in questa immagine se io prendo un tubo e lo sottopongo a vuoto e poi ci introduco una piccola quantità di gas quindi che si espande, quindi diventa molto rarefatto. E faccio passare una corrente di altissimo voltaggio, 20.000 volt-30.000 volt, volt tra i due elettrodi metallici, si crea una luminescenza. Questo fenomeno era tipico di, di ogni gas, cioè ogni gas aveva una luminescenza di tipo diverso l'uno rispetto all'altro. Questa natura era ancora abbastanza ignota per quanto riguarda le esperienze che fece Crux. Però, si cominciarono a notare cose interessanti, per esempio, se io introducevo una, una specie di mulino nel percorso tra questi, fra queste due elettrodi, che chiameremo d'ora in poi catodo eh, dove appunto c'è un eccesso di carica negativa e anodo dove c'è un eccesso di carica positiva, appunto, questi due elettrodi sono collegati a un generatore di corrente ad altissimo voltaggio, volta fra l'altro deriva dalla, dal, nostro, appunto, dal nome del nostro scienziato. Queste particelle riuscivano a muovere una specie di, di, di mulino. Cosa vuol dire? Che avevano massa. Avevano massa, riuscivano a spingere. E quindi si scoprì che questi raggi erano dotati di massa. Vediamo un po' gli esperimenti che si fecero. Questo è sempre il tubo di Crux che abbiamo visto prima. Qui lo vediamo spento con i due, due elettrodi qui. E, dentro cui passa la corrente, dentro è stato fatto il vuoto e poi è introdotto un gas. Qui è stata messa questa croce, questo tipo di croce di Malta, per far vedere appunto questo esperimento. Se io poi attivo, eh, passo a passare corrente e spengo la luce, mi accorgo di questa luminescenza <coughs> e addirittura queste, questi raggi fanno ombra, fanno ombra, la vediamo proiettata su questa parte finale del tubo dove era cosparso del fosforo. In più l'esperienza ci dice che se io introduco un campo magnetico questa, questi raggi deviano dal loro percorso originale. Questo cosa vuol dire? Che queste cariche erano elettriche, erano, questi, queste particelle, questi corpuscoli che si emanavano erano dotati di una carica elettrica che poi era una carica elettrica negativa. E, questi raggi furono chiamati raggi catodici, abbiamo forse già detto, ma eh, probabilmente si scoprì che non erano raggi ma dei, dei flussi di elettroni. Fra l'altro il tubo catodico, lo sapete bene, questo, questo principio è stato anche eh, utilizzato per, per creare i televisori che abbiamo usato fino a qualche anno fa, il televisore a tubo catodico. Eh, li avrete visti um, probabilmente anche voi quando avete visto un televisore smontato. Quindi c'è un flusso di elettroni che parte qui dal catodo, viene indirizzato su, su un pannello su cui ci sono dei, dei, dei fosfori, nel caso del televisore bianco e nero. E questi fosfori sono su delle righe, un campo magnetico variabile fa sì che queste righe, questo pannello spazzi lo schermo avanti e indietro, eh, illuminando ogni volta i fosfori. Siccome lo fa 125 volte al secondo, noi non ci accorgiamo, vediamo un'immagine tutta ferma e questo è il principio dei vecchi televisori. Bene. Questo è il tubo di Crookes. Però chi si realizzò effettivamente che si trattassero di questi corpuscoli dotati di una carica elettrica unitaria fu eh, Sir Joseph John Thomson, un fisico britannico. Che eh, appunto eh, scoprì eh, questa particella di carica negativa che fu chiamata elettrone. Elettrone perché in antichità si conosceva una che se noi strofavamo dell'ambra con della lana, quest'ambra poi era in grado di attrarre a sé eh, i peli del, del corpo, piccoli corpuscoli, e ambra in greco si dice, dice electron, quindi questa è l'origine della parola appunto elettrone, che indica appunto la particella di carica mh, positiva. Fatto per così, per ironia della sorte, lui appunto scoprire l'elettron come un corpuscolo, mentre invece il suo figlio che era, si chiamò George Paget, Paget Thompson ebbe il premio Nobel nel 1937 eh, anch'esso non l'ho detto prima ma per aver dimostrato invece che l'elettrone nei fatti è un'onda quindi <ride> praticamente tutto, tutto il contrario fra l'altro lui realizzò nel 1912 il primo spettrometro di massa uno strumento che consentiva di determinare un rapporto fra la massima e la carica degli, degli uni, cioè degli atomi a cui erano stati strappati via gli elettroni e che è ancora adesso uno strumento estremamente utilizzato nella chimica analitica, lo spettrometro di massa. Fra l'altro poi lui eh, prima dello scoppio della guerra mondiale scoprì anche appunto la natura eh, degli isotopi, quindi appunto questa isotopi ne parleremo dopo. Quindi, con questo strumento che vediamo adesso, vedete un tubo raggi catodici di cui c'era un emettitore di elettroni. Un, filo, un filamento ad alta temperatura, era focalizzato e sottoposto a un campo elettrico ben misurato, quindi si conosceva praticamente tutto, la velocità, si conosceva il campo magnetico applicato e quindi dalla deviazione a seconda del campo magnetico si poteva stimare la carica del, dell'elettrone stesso. E, e la deviazione funziona appunto del rapporto carica-massa. E quindi nel 1897 eh, Sir Joseph John Thomson eh, scoprì appunto quella particella dell'elettrone e gli attribuì un ben preciso eh, rapporto di eh, carica-massa. Eh, molto bene, quindi. Cos'era l'atomo arrivati a questo punto, al livello di conoscenze che avevamo adesso? Era una specie di volume in cui avevamo delle particelle chiamate elettroni, conosciute, immerse in una specie di, di volume di cariche positive, che poi appunto furono eh, scoperte più tardi eh, ed erano appunto i, i protoni. Quindi questo era l'atomo di Thomson, uno strano volume di, di, di una miscela, insomma, quasi gassosa potremmo definirli, di particelle all'interno di un volume ben preciso. Bene, tutto questo uh, fece sì che altri scienziati investigarono ulteriormente su questo uh, argomento, su questo elettrone. E fra l'altro, qui ricordiamo Robert Andrew Millikan, un fisico statunitense che vinse il premio Nobel per il 1923, grazie appunto a un lavoro molto importante sulla carica elettrica dell'elettrone, da cui, appunto, si poté dedurre anche la massa dell'elettrone. Questo esperimento era, fu celebre e ancora adesso può essere duplicato nei laboratori di. Ne istituti superiori o nelle università, è questo, ed era questo apparecchio qui. L'esperimento, appunto, è l'esperimento della goccia d'olio con l'apparecchio di Milligan. Vedete, consiste in una specie di spruzzatore, vedete qui con la pompetta, che spruzza delle goccioline di olio, un aerosol, il quale poi per gravità scende in questa camera e in questa camera viene applicato un campo elettrico, che vediamo alcuni dei cavi e con una specie di microscopio, con un prisma e un oculare, si determina cosa si determina, lo vediamo adesso in questo schema, dove si capisce molto meglio. Le goccioline d'occhio, d'olio, elettrizzate per strofinio, e alcune di queste passano attraverso questo ugello e cadono per gravità verso il basso. Ma qui vengono applicate due piastre ad alta tensione e, con questo microscopio io vario il campo elettrico fino a quando la carica elettrica riesce a contrastare la forza di, grav di gravità e la gocciolina rimane sospesa. E conoscendo tutti i parametri, io, io, eh, Milligan poté dedurre chiaramente la carica del, dell'elettrone che risultò essere... 1,602 per 10 era meno 19 Coulomb, questa è l'unità di misura. E quindi, conoscendo il rapporto carica-massa che abbiamo visto prima, mh, mh, rilevato da Thomson, e sapendo appunto il valore della carica elettrica, si riuscì a dedurre, Milica riuscì a dedurre questo valore, cioè quanto. Eh, Diciamo in termini impropri, perché il peso non è la massa, Diciamo la massa di un elettrone 9,109 per 10 alla meno 28 grammi. 10 alla meno 28 è un'addizione che se si usa in ambito scientifico, normalmente l'avrete già vista molte volte. Cosa vuol dire 10 alla meno 28? Vuol dire che quella massa è 1 fratto 9, con dopo il 9, 28 zeri. Quindi immaginate un po'. Eh, qual è la eh, infinitesima quantità di massa che appartiene a un elettrone ma è estremamente importante questa è una unità fondamentale ed è una è unità trovata sperimentalmente non sappiamo perché abbia questo valore come non sappiamo neanche perché il protone è 1836 volte eh, più massiccio Dell'elettrone, dell questi sono dati che sono dati dalla, dalla sperimentazione pura quindi sono costanti che vengono messi nelle equazioni. Ne troviamo tanti, queste sono tanti costanti fondamentali. Questa è una delle costanti fondamentali, la massa dell'elettrone e la carica dell'elettrone altrettanto eh, fondamentale. Quindi, a questo punto mi faccio un, un piccolo stop e ehm, vi parlo invece di qualcos'altro di estremamente interessante. Questo signore era William Conrad Ranger e eh, investigando appunto eh, sempre con il tubo di crux eh, e facendo esperimenti portando diciamo, il voltaggio sempre a 35.000 volte e eh, facendo, usando diversi tipi di gas. Fece un esperimento molto particolare, lui vide che ehm, vicino al tubo di Crux che abbiamo visto prima c'era uno schermo che aveva cosparso di una sostanza fosforescente, il platino-cianuro di Bario. E questa, questa, questa lastra vista con la coda dell'occhio brillava debolmente, vedendolo direttamente non riusciva a percepire nulla. Ma, ehm, però appunto vedendola in visione scotopica, appunto come si dice, riusciva a percepire questo debole bagliore. Quindi non capiva, si avvicinò, mise la mano mh, davanti a questa lastra e con suo estremo stupore vide che sulla lastra c'era un'ombra, l'ombra delle ossa della sua mano. Quindi fece questa scoperta assolutamente fondamentale e qui vediamo per esempio la prima radiografia fatta la moglie di un suo eh, amico infatti vediamo questi due anelli e qui la scoperta fu assolutamente epocale la radiografia permise la, alla medicina appunto di poter intervenire in maniera molto meno traumatica conoscendo appunto per esempio dove erano le fratture dove... e quindi sappiamo bene quanto è importante la, la radiografia lui eh, fra l'altro dobbiamo dire a suo, suo merito che non eh, volle mai appunto eh, come dire avere un brevetto sulla sua scoperta la lasciò libera di pubblico di Muin in modo che fosse essere eh, ampiamente disponibile da tutti quindi un tanto di eh, cappello fra l'altro divenne famosissimo per questa scoperta i media già allora presero eh, la stampa che fece delle notizie memorabili figuratevi addirittura che uscirono alcune imprese e fecero eh, produssero le cosiddette <ride> lenzuola a prova di raggi X, che dovevano contrastare questa possibilità di potere attraverso il corpo, che fra l'altro suscitava molto molto scalpore in una società molto puritana. Comunque, eh, questa scoperta dei raggi X, estremamente importante per altri versi, Fece sì che un altro scienziato, che vediamo qui, Antoine-Henri Becquerel, si cominciò a interessare alla, ai raggi X e al rapporto tra i raggi X e la fosforescenza. E lui, che, che esperimenti fece per appunto, approfondire questi, questi risultati, lui prese delle sostanze fosforescenti, le eh, espose al sole e poi diciamo, le eh, applicò sopra una delle lastre fotografiche. In cui, però, aveva appunto eh, messo una busta di carta nera in modo che non fossero esposte esse stesse alla luce del sole. Fece tanti esperimenti, quello che notò è che una sostanza in particolare, il solfato di uranio, aveva questo strano ehm, fenomeno, portava questo strano fenomeno, anche in assenza di illuminazione di luce solare, quindi tenendo questo solfato di uranio a contatto con la carta nera dentro la quale c'era la lastra, aveva, trovò che la lastra veniva appunto opacizzata, veniva impressionata, quindi subiva l'emissione di radiazioni. Non c'era luce solare, a questo punto l'emissione doveva provenire da questa sostanza particolare, da, dall'uranio. Eh, questa scoperta fu ripresa, e lo sappiamo benissimo, ma ne parliamo, dal suo collega Pierre Curie e soprattutto dalla moglie di Pierre Curie, Marie Curie, che condusse avanti una, un lavoro assolutamente massacrante per arrivare alla scoperta di due nuovi elementi lei, Maria Curie, la ricordiamo come una grandissima scienziata ma fra l'altro la ricordiamo anche che fu, perché fu premiata col premio Nobel per la fisica nel 1903 ma anche nel premio Nobel per la chimica nel 1911 quindi fu una delle pochissime scienziate ma anche scienziate a ricevere due premi Nobel quindi ehm, ma che in che, che consistette praticamente il suo lavoro? Eh, loro avevano notato che con un sistema della piezoelettricità, quindi della generazione di corrente elettrica tramite pressione su un cristallo, potevano andare a misurare l'emissione dell'uranio, quella che poi fu chiamata appunto da Marie Curie radioattività. Però eh, videro anche che in un minerale, la PEG blend, appunto che sarebbe. Un ossido di uranio estratto dalle miniere della Polonia, la, questa percentuale di emissione era maggiore del, dell'uranio stesso. C'è adesso qualcosa di più radioattivo dell'uranio stesso che ehm, dava adito a queste radiazioni, e quindi, cosa mh, si procurarono? Marie Curie soprattutto, alla fine 4 tonnellate di, di questo minerale di uranio, la PEC Blenda, nel suo laboratorio magazzino prende un capannone e cominciò a sciogliere in grosse bacinelle di chisa 20 kg alla volta di questo minerale, lo scioglieva, poi lo filtrava, lo ricristallizzava, lo risolveva con reagenti particolari in modo da poterlo separare dagli altri composti e tutta una serie di operazioni massacrante appunto, che le consentirono però appunto, dopo tanti anni di questo lavoro. Credo mi sembra eh, non mi ricordo più comunque di diversi anni. Le consentì, le consentì di isolare un nuovo elemento che lei chiamò eh, Polonio in onore appunto della, della Polonia. Però, ancora una volta c'era qualcosa che non andava, c'era cioè qualcosa che era, emetteva ancora più radiazioni e alla fine da questa enorme quantità di Pake riuscì a estrarre pochi milligrammi di un, di un elemento estremamente più radioattivo, che metteva molte più radiazioni dell'uranio. Dell e, e lei appunto il 28 marzo del 1902 annotò sul suo quaderno radio 225,93, peso di un atomo di radio. Era riuscita a determinare, a scoprire questo nuovo elemento estremamente radioattivo e a determinarne il peso atomico. Questa fu un'avventura incredibile nella storia del pensiero umano, la scoperta della radioattività. Fra l'altro lei non depositò il suo brevetto anch'essa, eh, preferendo, lasciando libero questa produzione del radio perché potesse. Essere diciamo, sfruttata dalla comunità scientifica senza, alcuna, senza alcun ostacolo. Vediamo un po' che cosa disse al, al momento dell'attribuzione del premio Nobel il suo marito Pierre Curie. Disse proprio questo: si può ritenere che in mani criminali il radio possa diventare molto pericoloso. Ci cioè si può chiedere se l'umanità saprà trarre vantaggi dalla conoscenza dei segreti della natura, se è matura, per approfittarne o se questa conoscenza potrà invece essere nociva. L'esempio della scoperta di Nobel è significativo, i potenti esplosivi hanno permesso all'uomo di fare opere ammirevoli, ma sono stati anche usati come mezzo terribile di distruzione dai grandi criminali che trascinano i popoli verso la guerra. Sono uno di quelli che pensano come Nobel che l'umanità saprà trarre più benefici che danni dalle nuove scoperte. E questo appunto è quello che, eh, queste parole un po' profetiche e fatidiche di Pierre Curie. Qui vediamo un'immagine appunto di Marie Curie eh, e ancora qui la vediamo in una storica foto, la storia del primo congresso Solway, in quanto eh, che riunì fra um, una... Una, un numero, una, Tanti scienziati, di, veramente tanti geni. Fra l'altro, vediamo qui subito a destra Einstein, qui dall'altra parte a sinistra vediamo Max Planck, e qui c'è Marie Curie, un'unica donna, e fra, tante, fra tante menti eh, eccellenti. E quindi eh, abbiamo scoperto la radioattività, cioè il fatto che l'atomo, che era considerato, considerato appunto. Anche ancora dalla chimica, come una quantità non ehm, diciamo, ulteriormente mh, divisibile, invece poteva essere diviso. questo punto fu una, una svolta epocale. Ma andiamo avanti. Ritorniamo a noi, ritorniamo a questo signore Eugene Goldstein. E il quale appunto lavorando col tubo di Crux fra l'altro è il signore che aveva dato ai raggi catodici appunto il nome dei raggi catodici ma lui scoprì anche che dall'altra parte del, del catodo cioè verso l'atodo verso l'elettrodo positivo c'era un'altra serie di raggi si formava un'altra serie di raggi raggi dati da particelle positive appunto che lui chiamò raggi anodici è molto poco conosciuto questo, questo signore anche appunto nonostante il fatto che, la sua, che le sue scoperte non furono molto importanti ma um, queste sue scoperte ne furono ulteriormente sviluppate da Wilhelm Wien ehm, il quale a parte per essere conosciuto per la legge di Wien, quindi la legge di emissione dei corpi caldi fra cui appunto Uh, il corpo nero per eccellenza, e, um, riuscì a, um, sempre an analizzando gas ionizzati e sfruttando questa volta le, le capacità um, de dell'idrogeno ionizzato. Quindi, inserendo solamente idrogeno ionizzato nel tubo di Crookes, identificò questa particella di carica positiva. Che era praticamente il protone, quindi eh, l'atomo ionizzato di idrogeno a cui appunto erano stati strappati eh, strappato l'elettrone. Lo eh, identificò come protone e la scoperta avvenne nel 1898, il, Fra l'altro, riuscì a stabilire il rapporto fra la carica e la massa del protone che era 1836 volte la carica sulla massa dell'elettrone ma siccome la carica del protone e della carica dell'elettrone sono uguali ciò ne deriva il fatto che la, il protone ha una massa 1836 volte grande la massa del, dell'elettrone non sappiamo ancora una volta perché è così ma assolutamente è così quindi abbiamo adesso la conoscenza di due particelle nell'atomo un elettrone, ovviamente una carica elettrica unitaria ben conosciuta, una massa ben conosciuta e un protone che anch'esso carica elettrica unitaria ma positiva anziché negativa, è una massa però 1836 volte maggiore. E, fra l'altro, lui inventò anche lo spettrometro di massa. Un, uno strumento estremamente, estremamente importante. Ebbe nel 1911 il premio Nobel nella fisica appunto per le sue scoperte nella emissione appunto, del, del calore, andiamo avanti. Siamo arrivati eh, quasi vicino, a, quasi alla fine del nostro incontro di, di stasera, con uh, un ulteriore scienziato abbiamo detto che lato di Thomson, grazie alle scoperte, era formato. Un, si pensava fosse strutturato in questa maniera e Ernest Rutherford premio Nobel per la chimica del 1908 voleva appunto investigare le proprietà di questo atomo così fatto, così detto e, e quindi trovò, fece un esperimento molto molto importante ma, eh, usando appunto mh, i raggi alfa, aveva già lui eh, capito e denominato come emissioni della di radioattività, tre tipi particolari di emissioni, che chiamò raggi alfa, raggi beta e raggi gamma. Cosa fece? Lui prese un involucro di, di piombo, molto massiccio, in cui mise un elemento che emetteva de, cioè del radio stesso, lo sottopose a un campo magnetico e, in, e notò appunto che eh, veniva deviata da un lato nel campo magnetico una particella che era... Mh, aveva una massa quattro volte la massa del protone e una carica due volte la carica del protone. E mentre invece dall'altro lato veniva deviata molto di più una, una particella che lui appunto chiamò raggi beta, che poi altro non era che elettroni molto più leggeri. Non erano sottoposti a nessuna deviazione alcuni raggi estremamente penetranti, che appunto furono denominati raggi gamma: raggi estremamente penetranti in grado di essere bloccati solo da diversi centimetri di materiali estremamente densi come il piombo, al contrario, invece. Le... Queste particelle, datate di massa, interagivano appunto con, con la materia immediatamente, vengono bloccate sia dall'aria, se c'è dell'aria, o anche dalla superficie del corpo, non sono in sé molto pericolose, come neanche le particelle beta sono in sé molto pericolose, vengono bloccate su, giusto a livello della pelle, assorbite sì, ma non penetrano, mentre invece i raggi gamma possono in grado di, eh, sappiamo, penetrare molto, a grandi profondità, penetrare profondamente il corpo umano e quindi generare dei, dei danni dovuti appuntare alla cosiddetta ionizzazione degli atomi delle cellule del corpo umano e ho messo, non era conosciuta, ma l'ho aggiunto io qui giusto per completezza l'emissione di neutroni quindi un altro tipo di eh, attività da, dall'atomo può essere quella di emissione di neutroni come per esempio si scoprì più avanti, ma comunque sono caratteristiche per esempio del Plutonio. il Plutonio emette neutroni, fra l'altro. Quindi cosa fece Rutherford? Fece un esperimento estremamente, estremamente importante. Lui voleva appunto analizzare cosa succedeva se io mandavo un, un, un raggio di particelle alfa contro una lastra estremamente sottile di oro. Fra, Calcola. pensate che la lastra era sottile l'oro è molto molto duttile e malleabile la lastra, la lastra era sottile 4 millesimi di millimetro quindi veramente eh, sottilissima quasi trasparente direi ed era praticamente composta da uno spessore di atomi di circa 2100 atomi di oro quindi molto molto ridotto lui sparò questo raggi alfa e si aspettava che dovrebbe, dovessero avere una certa deviazione a seconda che o nessuna, a seconda che, controllavano, che incontravano delle particelle positive o delle particelle eh, negative. Negative non si aspettava nessuna deviazione, l'elettrone pesava talmente poco, una particella di alfa sono 4 masse di, di protoni, un protone sono 1836 masse elettroniche, quindi una particella alfa sono eh, 4 per 1836, circa... 7.200 masse elettroni, quindi non si aspettava che nessun fenomeno particolare, ma come vediamo qui, in pochissime occasioni, una su 8.000, se non mi ricordo male, una su 10.000, queste particelle alfa, pesantissime rispetto all'elettrone, tornavano indietro, rimbalzavano indietro. E questo fu estremamente sconcertante, andava contro tutta quella che era diciamo, la previsione del modello di, di Thomson La vediamo qui, in questo modello un po' più semplificato. E quindi cosa notava? Che vedete, vediamo con Elio queste quattro palline che indicano due protoni e due elettroni, la maggior parte passava in deflessa, alcune venivano deflesse, altre venivano completamente def deflessa all'indietro. Cosa che è assolutamente impossibile. Ehm, Secondo appunto quel modello. E vediamo appunto lui stesso cosa disse. Lui disse così: Scrisse: Fu l'evento più incredibile mai successo in vita mia. Ero quasi incredibile quanto lo sarebbe stato sparare un proiettile da 15 pollici su un foglio di carta velina e vederselo tornare indietro e colpirti. Pensandoci, ho capito che questa diffusione all'indietro doveva essere il risultato di una sola collisione. E quando feci il calcolo, vidi che era impossibile ottenere qualcosa di quell'ordine di grandezza a meno di considerare un sistema nel quale la maggior parte della massa dell'atomo fosse concentrata in un nucleo molto piccolo. Fu allora che ebbi l'idea di un atomo con un piccolissimo centro, massiccio e carico. E questa fu la eh, rivoluzione, la seconda eh, rivoluzione. Quindi. Siamo partiti da questo modello, ma grazie a questo esperimento siamo arrivati a questo uh, modello che è il modello dell'atomo di Rutherford, in cui abbiamo un nucleo che contiene in sé praticamente tutta la massa dell'atomo. Eh, considerate per esempio qui abbiamo 7 elettroni e qui abbiamo 7 praticamente protoni, quindi 7 per appunto 1836, pensate un po' alla differenza di massa fra la massa totale di questi elettroni e la massa totale del nucleo. E fra l'altro c'è un'altra cosa molto importante, rilevò che la differenza fra un diametro del, di un atomo, in questo caso, è di circa il diametro di, di un, diciamo, esterno dell'orbita dell esterna, era di circa 10 alla meno 8 cm, mentre invece quella del nucleo dell'atomo piccolissimo è di 10 alla meno 13 cm, quindi c'è un rapporto 10 alla quinta fra il diametro eh, esterno dell'atomo in sé e del, e del nucleo stesso. Tanto per visualizzare, immaginate una sfera grande quanto eh, un campo di calcio, nella presa della sua lunghezza, 100 metri circa, in questa enorme sfera di 100 metri di diametro, al centro mettete una pallina da un centimetro. Questa appunto è la um, situazione appunto, eh, conosciuta per l'atomo a questo punto. E in mezzo cosa c'è? fra questo nucleo piccolissimo e questi um, diciamo, elettroni esterni che, che ruotano come modi di satelliti intorno al nucleo, c'è il vuoto, il vuoto più assoluto che si possa, eh, che si possa immaginare. Bene, qui però la meccanica classica si ferma e mi fermo anch'io fra l'altro perché dovremmo affrontare i problemi derivanti da questo modello, problemi che la meccanica classica non riusciva ad affrontare, era impossibile per la meccanica classica che questo modello fosse rispondente alla realtà, ma lo vedremo, lo vedremo dopo e vedremo dopo che poi per poter risolvere questo problema la meccanica classica dovette arrendersi e lasciare la scienza nelle mani della meccanica quantistica, della meccanica ondulatoria. Ma questo è un altro discorso e lo vedremo appunto la prossima volta, anche perché appunto abbiamo concluso la nostra ora. Ok, adesso ritorno dimensioni originali, eh, vi chiedo se per caso ci sono delle domande su quello che vi ho detto, qualcosa che, a cui posso magari rispondere, spero, pertanto <ride> c'è anche Ivan del vecchio che, <ride> essendo un fisico, ne sa molto meglio di me, Io sono un povero chimico, quindi mi limito agli atomi e non ai nuclei atomici, ma ai nostri chimici, ai chimici non interessa molto, a meno che non facciamo chimica nucleare o radiochimica. E vedo un po' se ci sono delle domande mi sembra che non ci sia eh, no no ma che <ride> comunque avete visto questa stiamo vedendo appunto un po' un po' la storia della scienza perché in effetti la storia dell'atomo è una storia di tantissimi scienziati valorosissimi e tantissime, e tantissime scoperte tantissime scoperte quindi allora non credo che ci siano domande meno male e allora siete pronti per la prossima volta, incominciamo, a, il discorso si fa serio, si fa duro, ragazzi parliamo di meccanica quantistica, aiuto, aiuto e di meccanica praticamente ondulatoria, che ci porteranno nei meandri dell'atomo e grazie ai quali poi con la cosiddetta Aufbau riusciremo a costruire noi stessi tutti gli vari elementi proprio come un modellino di costruzioni e capiremo anche bene appunto le loro proprietà ok io mi fermo qui eh, chiudo e lascio la sigla e vi saluto alla prossima volta arrivederci a tutti